Oslo. Oslo! Presidente Cappellacci, gentile dottoressa Lombardo, Presidente del Consiglio regionale, Presidente della provincia, prefetto, signor sindaco, autorità civili, militari, religiose oggi presenti. È una giornata particolare, una giornata molto particolare per me. Non vi nascondo che ho già stamattina ho incontrato il 151esimo per, diciamo, un saluto privato. Ho sempre detto ai miei comandanti che non amavo che nessuno dei miei comandanti dicesse il mio reggimento, la mia brigata, perché non sono nostri, non sono mio, la brigata non è mia, la brigata, il reggimento non è del colonnello Viella o del colonnello Del Lungo, ma è dell'istituzione, delle forze armate, del paese. Ma oggi devo dire, stamattina ho fatto un saluto privato alla mia brigata, alla brigata Sassari, che anch'io fra poco lascerò, ma non è questo il motivo per cui in realtà sono qua. Sono qua per salutare il colonnello Viella e mi unisco a te Gigi nel salutare, porgere un reverente saluto alla pluridecorata bandiera di guerra del 151esimo e il mio omaggio a tutti i caduti delle forze armate, dell'esercito, ma in particolare a quelli con le mostriche, con le mostrine dei demonios, hanno sacrificato quanto di più caro esiste per il bene della patria, per la democrazia del nostro paese. E un caro pensiero va a tutti coloro che in operazioni, comunque in servizio, sono rimasti feriti e che sempre porteranno il segno della loro dedizione e del loro impegno a favore del nostro paese. Il mio saluto e il mio ringraziamento va anche ai familiari, sia dei caduti, sia dei feriti, che sostengono le forze armate, ma che sostengono in particolare il personale rimasto ferito nell'opera di prosecuzione dell'attività già svolta in precedenza. Gigi, tu oggi lasci il reggimento dopo 2 anni, in un certo senso insieme siamo arrivati in terra sarda. 2 non sardi in terra sarda. Io, in un certo senso, un po' più avvantaggiato di te in quanto siciliano, isolano, e tu dal continente, ma in parte già conoscitore della realtà della Sardegna. Hai parlato, ci sono poche parole che possono descrivere quello che tu hai fatto. E come ben hai ricordato, e così come dicevo ai miei comandanti e continuo a dire ai miei collaboratori in futuro, le parole sono importanti ma servono a poco se non sono suffragate dai fatti, quindi poche parole e molti fatti. E tu nella tua attività di comando hai svolto molte attività che hanno consentito a questa macchina eccezionale di cui sei stato alla guida fino a ieri, di conseguire dei risultati di eccellenza che sono stati riconosciuti a livello regionale, a livello nazionale, ma come ben sai sono stati riconosciuti anche a livello internazionale da colleghi, da amici, da alleati di altri paesi, tra cui mi piace menzionare il generale Allen, attuale comandante di ISAF e nostro comandante nei 6 mesi in Afghanistan, e l'ammiraglio Stavridis, comandante in capo delle forze supreme della NATO, ma anche delle altre autorità civili, politiche e militari che sono venute a trovarci in Afghanistan. Numerosi sono gli impegni che hai dovuto affrontare, ma tutti con eccellenti risultati. Con strade sicure hai portato il nome, in un certo senso, del 151esimo e la brigata, hai esportato il nome, i costumi, i colori, la determinazione del popolo sardo fuori dalla Sardegna. Con le operazioni ISAF e con la partecipazione di personale della Brigata Sassari in numerose altre attività, quali Libano, Kosovo, Macedonia, eccetera, le stesse capacità le avete esportate all'estero. Il lavoro che hai fatto è eccezionale, il lavoro che hai fatto è eccellente, in un'unità magnifica, e come comandante della brigata te ne sono grato,
È un momento di particolare emozione per te, Gigi, che lasci oggi, per me che fra un paio di giorni lascerò la brigata e qui mi fermo. Devo dire, sei stato eccezionale, così come eccezionali sono stati i tuoi uomini, gli uomini che ti hanno seguito, che ti hanno sostenuto, che ti hanno supportato in tutte le manifestazioni. E un grazie particolare voglio rivolgere alla tua bellissima famiglia, alla tua signora, alle tue bambine, che so ti sentivano costantemente e ti sostenevano costantemente durante il difficile periodo in cui il 151esimo è stata impiegata nella complessa area di Bala Murghab. Un'area che vi ha visti determinati, vi ha visti professionalmente all'altezza di una situazione complessa, un'area in cui avete e abbiamo ricevuto la graditissima visita del Presidente della Regione. In un momento particolare, Presidente, se ricordi, è stata una giornata molto particolare, assieme al generale Manca probabilmente ha fatto vivere quello che la vita che quasi tutti i giorni si viveva in Afghanistan, non limitatamente a quello che era Camp Arena. Grazie per la tua visita, grazie per il sostegno al 151esimo alla brigata e grazie per la vicinanza al personale della Sardegna, al personale della brigata. Un altro ringraziamento vorrei rivolgere a un comandante che ho conosciuto durante la fase di approntamento. Se vi ricordate, ci è stato detto che avremmo avuto in Afghanistan insieme a noi il Reggimento San Marco, che avrebbe operato con tutti noi, compreso personale del 151esimo. Quel personale di altra forza armata si è integrato in maniera eccezionale grazie all'opera sicura, altamente professionale e alla grande disponibilità di quello che è l'attuale comandante del Dipartimento Marittimo della Sardegna, l'ammiraglio Serra. Grazie anche a te, Edoardo, ci siamo conosciuti in quel di Brindisi, abbiamo operato insieme in Afghanistan, era quasi un segno premonitore che poi da Brindisi finisse in Sardegna a continuare a conoscere i sardi così come li hai conosciuti in fase di approntamento. Grazie a tutti, grazie a te Gigi. Avrai ringraziato sicuramente i tuoi uomini per quanto hanno fatto e adesso cedi la guida, dicevo, di questa macchina stupenda a Del Lungo. Del Lungo, gli impegni saranno numerosi, saranno notevoli, l'eredità che avrai dovrà garantire che il 151esimo, che tutta la Brigata Sassari, continui ad esportare quella sardità, ma quella professionalità che è tipica delle forze armate, dell'esercito e della Brigata Sassari, anche a breve, fra pochi giorni, quando i due uomini saranno schierati della Campania, della Calabria e della Sicilia per strade sicure. Grazie per quello che farai e grazie alla tua famiglia per il supporto che ti saprà dare. In bocca al lupo a te Gigi, ci rivedremo a Roma, nei corridoi dello Stato Maggiore della Difesa o nei corridoi del Comando Operativo di Vertice Interforze. E in bocca al lupo a tutti voi ragazzi del 151esimo. Siete stati un grande supporto, una grande forza e avete saputo sostenere anche nei momenti difficili il vostro comandante nella sua difficile e complessa opera. Grazie e forza Paris. Verranno ora resi gli onori alla bandiera di guerra del 151esimo reggimento fanteria Sassari, che lascia lo schieramento. 151esimo reggimento fanteria Sassari, avanti! Thank you.
vengono resi gli onori al comandante della Brigata Meccanizzata Sassari, generale di Brigata Luciano Portolano, che, accompagnato dal comandante di reggimento cedente, lascia il piazzale della cerimonia. 151° Reggimento Fanteria Sassari. Avanti! Presenta! Avanti! Forza Maris! Onori al comandante della Brigata Meccanizzata Sassari. Si tu vedi.